Il cancro rappresenta ancora oggi una sfida molto importante. Non si può immaginare di curarlo con mezzi semplici. È necessario una tecnologia molto avanzata e anche un'organizzazione complessa. Negli anni scorsi abbiamo visto entrare nel campo della assistenza ai pazienti oncologici la cosiddetta medicina personalizzata. Da una parte test molecolari per individuare alterazioni specifiche di quel particolare caso di cancro e dall'altra terapie altrettanto personalizzate. Ma questa grande innovazione tecnologica è stata accompagnata da innovazioni sotto il profilo organizzativo. Una, l'approccio multidisciplinare, che è necessario sempre di più per ogni paziente oncologico in ogni stadio della malattia. Dall'altra, l'organizzazione di reti oncologiche, che nel nostro paese sono sostanzialmente reti oncologiche regionali. L'approccio multidisciplinare si basa sulla condivisione di scelte da parte di tanti specialisti, ma anche tanti professionisti diversi, tanto è vero che parliamo di approccio multiprofessionale più che multidisciplinare. La rete è caratterizzata fondamentalmente dalla disponibilità di punti di accesso, da punti di arrivo che sono i luoghi ottimali per la cura di quel determinato paziente e da percorsi tra i primi e i secondi. Immaginando che il modello classico del hub and spokes non è più sufficiente per questa patologia in relazione alla numerosità dei casi e alla cronicizzazione della malattia che rendono sempre più frequenti degli accessi e dei luoghi di cura vicino a casa. Su tutto questo ha fatto irruzione in questo tremendo 2020 l'epidemia, di SARS-CoV-2, la Covid, e ci ha messo di fronte a fatti, a necessità di cambiamenti organizzativi che forse dovevamo pensare anche prima. E questi hanno a che fare con il fatto fondamentalmente che il percorso oncologico, del malato oncologico, si svolge quasi interamente all'interno dell'ospedale, nonostante si tratti di una cronicità, a differenza delle altre cronicità, purtroppo, o chissà perché, il cancro continua a rimanere ospedalocentrico. In quest'anno abbiamo avuto bisogno di tenere lontane le persone, i pazienti dagli ospedali, che potevano essere un luogo di potenziale contagio. E abbiamo dovuto cominciare a reinventarci un modello assistenziale diverso che comporti una territorializzazione, perlomeno parziale, dell'assistenza oncologica. È ben chiaro che alcuni aspetti di questa assistenza inevitabilmente già prima erano territoriali, penso per esempio alle cure palliative domiciliari. Ma adesso bisogna pensare in maniera completamente nuova all'approccio. E la mia personale opinione, forse a differenza di altri miei colleghi, si deve discutere, è ben ovvio, è che debba essere esternalizzato rispetto all'ospedale tutto quello che è possibile esternalizzare, ma che la somministrazione e la gestione delle terapie farmacologiche oncologiche in relazione a tutto quello che comportano, debbano continuare a rimanere in ospedale oppure anche sul territorio, ma solamente se si riesce a replicare il modello dell'ospedale, che non è fatto solo di somministrazione e dispensazione di farmaci, è fatto anche, l'ho detto prima, di approccio multidisciplinare, ma di tante altre cose che vanno dalla psico-oncologia alla cardio-oncologia, all'attenzione alla qualità di vita e via dicendo, che rendono necessari, che sono necessarie per ottenere quei risultati favorevoli che abbiamo visto negli anni scorsi.
Ecco, vogliamo continuare a vedere negli anni prossimi, magari arricchiti anche di nuovi presidi farmacologici e eventualmente arricchiti di nuove tecnologie, penso per esempio alla telemedicina, alle televisite, che però devono essere complementari, cioè l'assistenza ai pazienti oncologici non va depotenziata, viceversa va potenziata e ci vogliono maggiori risorse.